La dodicesima edizione di Temptation Island si è conclusa e, tra Alessia e Lino, sembrerebbe essere tutto finito. Eppure, dopo la loro rottura, i due sono stati beccati così. La loro storia ha appassionato milioni di telespettatori. Del resto, anche l'edizione appena conclusa di Temptation Island si è rivelata un successo, come quelle precedenti, registrando ascolti record. Alessia e Lino, alla fine dell'esperienza nel reality show, si sono lasciati. La prima, rimasta delusa dal comportamento del fidanzato, ha deciso di porre fine alla relazione, mentre il secondo, dopo aver cercato conforto nella tentatrice Maika e aver provato a ricucire il rapporto con la compagna, ha gettato la spugna ammettendo di non sentire la sua mancanza. Ora che il programma è terminato, però, spunta un'indiscrezione inaspettata. La produzione di Temptation Island è già al lavoro per l'edizione autunnale del celebre format. La stagione appena conclusasi, infatti, ha tenuto i telespettatori incollati davanti allo schermo e l'entusiasmo del pubblico non è ancora sceso. Sebbene l'ultima puntata sia andata in onda lo scorso 25 luglio, i protagonisti della dodicesima edizione del reality show continueranno a far parlare di sé per molto tempo. Alessia e Lino, in particolare, stanno attirando la curiosità degli utenti per via di alcune segnalazioni. Gli appassionati del programma hanno seguito con attenzione il loro percorso. Alessia desiderava mettere alla prova la relazione, che andava avanti da 4 anni, con Lino. Il giovane, da parte sua, ha dimostrato molto presto di non riuscire a resistere alle tentazioni alla base del programma. In poco tempo, infatti, si è avvicinato ad una delle ragazze single presenti nel villaggio, Maika. Temptation Island, emerge la verità su Alessia e Lino. È davvero finita? L'epilogo della sua relazione con Alessia è ormai noto ai fan della trasmissione. Lino ha rifiutato più volte il confronto e, quando questo è avvenuto, lui e l'ex fidanzata sono finiti con il discutere aspramente. Alla fine, il suo tentativo di riconquistarla non ha portato ai risultati sperati. E nemmeno la proposta, fatta a Maika, di vedersi una volta terminato il programma. Lino e Alessia si sono lasciati e la giovane si è detta mentalmente distrutta dall'esperienza, spiegando nell'intervista a Witty TV ad un mese di distanza dalle registrazioni di aver sentito Lino solamente per via telefonica in seguito alla loro partecipazione al programma. Tuttavia, i due non sarebbero mai riusciti a chiarirsi e avrebbero preferito prendere 2 strade diverse. O, almeno, è ciò che i fan hanno creduto fino a questo momento. I due si messaggiano, ma lei non lo vuole far sapere perché si vergogna dell'opinione pubblica per quello che ha fatto Lino. È questa l'indiscrezione, bomba, sui due ex che di recente si è fatta largo sui social. A parlare è un utente, rimasto anonimo, che ha spiegato di essere in contatto con le famiglie dei diretti interessati. Le sue parole sono state riportate da Deianira Marzano, esperta di gossip molto popolare su Instagram. La volontà di mantenere il segreto sarebbe dovuta al fatto che tutti le dicono che non dovrebbe più sentirlo. Lei stessa, a proposito del suo rapporto con Lino, si è detta molto delusa e dispiaciuta per come siano andate le cose, spiegando come tra loro due fosse finita definitivamente. A detta della fonte di Marzano, tuttavia, l'ex concorrente di Temptation Island non starebbe raccontando la verità per paura di attirare pareri negativi. Vedrai che se lo riprenderà di nuovo, si legge alla fine del messaggio.